Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la sanità con la NAO Assomed che denuncia che in Abruzzo presto mancheranno medici e tra l'altro che questi sono meno pagati rispetto alla media nazionale. Altra questione sollevata dal sindacato, quella del gender gap. Sono pochissime nella sanità le donne a ricoprire ruoli di vertice. Il servizio di Giuseppe Dintino. In Abruzzo i medici sono pochi e tra i meno pagati d'Italia. E questo l'allarme lanciato da ANAO Assomed. Secondo l'associazione di categoria, infatti, nei prossimi 6 anni nella nostra regione mancheranno circa 600 medici e con i tagli e i pensionamenti di quota 100 il quadro potrebbe anche peggiorare. L'altro campanello di allarme riguarda la retribuzione, che per i medici resta tra le più basse d'Italia. In 12 anni, infatti, la spesa pro capite per gli specialisti è aumentata solo del 2%. Venerdì 4 ottobre all'Aquila si terrà il convegno su diritti e doveri di un medico. In quell'occasione i rappresentanti di categoria chiederanno alla Regione di tornare ad assumere e di puntare sui giovani, offrendo loro una retribuzione dignitosa. Altro punto di assoluta rilevanza è una questione annosa che ci si trascina dietro praticamente da sempre, quella del gender gap. Nella ASL di Teramo, per esempio, le donne rappresentano oltre il 60% del personale, ma ricoprono solamente una posizione di vertice su 5. A seguito delle nuove nomine di primari e capi dipartimento a inizio settembre, su 18 incarichi solamente 3 sono stati assegnati alle donne. In genere, inoltre, a parità di ruolo, la donna guadagna meno dell'uomo. Secondo la NAO, le cause di questa disparità sono rintracciabili principalmente nella poca flessibilità. La maternità è intesa come sconveniente per il datore di lavoro ed è quindi causa di discriminazione. Così spesso le donne hanno bisogno di appoggiarsi alle loro famiglie di origine. In questo settore, come negli altri, il gender gap mette in luce come alle porte del 2020 la parità dei sessi nella nostra società è ancora una lontana utopia. Adesso la cronaca, ancora una volta la stazione ferroviaria di Pescara si è rivelata crocevia del traffico di sostanze stupefacenti lungo la costa adriatica con i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara che nel corso dei pattugliamenti delle aree cittadine più a rischio hanno fermato una 23enne nigeriana trovata in possesso di oltre 1 chilogrammo di marijuana confezionato in un involucro sigillato con del cellophane trasparente ed occultato all'interno di una borsa. La donna è stata tratta in arresto e processata per direttissima. La droga sequestrata sarebbe stata immessa in commercio sul mercato locale, consentendo agli spacciatori al minuto di ricavarne almeno 15.000 euro. Con l'ultima operazione salgono a 10, di cui 4 in arresto, i soggetti rinvenuti in possesso di sostanze stupefacenti per oltre 20 kg sequestrati. Proseguiamo e torniamo sul processo di ieri per la rapina ai coniugi Martelli. Non vanno concesse attenuanti per la crudeltà gratuita con cui sono stati picchiati i coniugi. Così il procuratore di Lanciano ha chiesto condanne esemplari per la banda dei Romeni che compì la violenta rapina lo scorso 28 settembre del 2018. L'8 di ottobre ci sarà la nuova udienza del GUP per le arringhe dei difensori. Una pena seria e congrua, non vanno concesse attenuanti per la crudeltà gratuita con cui sono stati picchiati i coniugi Martelli. Così il procuratore di Lanciano, Mirvana Di Serio, ha chiesto il massimo della pena per gli imputati al processo sulla rapina subita in casa dal dottor Carlo Martelli e dalla moglie Niva Bazzan. È durata circa un'ora e mezza la requisitoria in udienza dal GUP Giovanni Nappi, che si teneva a porte chiuse nell'aula di Corte d'Assise. Fatta la premessa sulla condotta della banda dei Sei Romeni alla sbarra, il PM ha ricostruito i fatti e le responsabilità di ognuno. La richiesta più alta di pena è di 18 anni per Alexandru Colteanu, che materialmente taglia l'orecchio alla Bazzan. 14 anni a testa nei confronti di Marius Martin, ritenuto il capobanda, Aurel Ruset e Costantin Turlica, e 12 anni a testa per Bogdan Ghivizio e Ion Turlica, autista e palo del gruppo. Tutti e sei sono accusati di concorso in rapina pluriaggravata
aggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi. Invece per il settimo imputato, Gheorghe Iacota, la pena richiesta è di 2 anni di reclusione per il solo reato di favoreggiamento per la tentata fuga di Ghiviziu. La richiesta di condanna esemplare del PM è stata commentata a caldo dagli avvocati difensori che parleranno all'udienza dell'8 ottobre. Andrea D'Alessandro difende Martin, ritenuto il capobanda. Ci sono alcune questioni da precisare e che saranno sicuramente oggetto di valutazione del giudice, proprio perché comunque sono imprecise, e questa difesa sicuramente si metterà all'opera per delineare e indirizzare il giudice su quello che è poi la verità dei fatti. Roberto Crognale difende i fratelli Turlica, uno di loro non sarebbe entrato in villa durante la rapina, mentre l'altro avrebbe offerto dell'acqua alle vittime. La richiesta di pena del pubblico ministero è stata, per così dire, esemplare, lo aveva anticipato già nel corso, all'inizio della discussione, e confermata poi appunto dalle richieste finali. A parere di questa difesa posso dire che la pena richiesta è spropositatamente alta. Nicola Sisti difende insieme al figlio Paolo il secondo palo della banda Ghiviziu. È evidente che lui è uno di quelli ritenuti i meno responsabili, nel senso che era un palo autista, quindi non è entrato nella villa e non ha partecipato a quegli atti di crudeltà, questo sicuramente, però per le regole che regolano il concorso di persone nel reato gli viene attribuita una responsabilità praticamente paritaria rispetto a quella degli altri. Ancora cronaca con una operazione che riguarda la regione Marche, in particolare Ancona, ma che ha riflessi anche nella nostra regione. Erano una 50ina, secondo la polizia, le ragazze tra i 20 e i 30 anni che lavoravano e si prostituivano senza costrizioni in 9 centri massaggi in 5 regioni d'Italia: Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia, per la coppia arrestata per favoreggiamento e induzione alla prostituzione dalla squadra mobile di Ancona nell'operazione denominata Vishuddha, dal nome del centro massaggi tantrici sequestrato nel capoluogo marchigiano. La polizia ha identificato 15 ragazze, ma sono in corso indagini per risalire anche alle altre. Tra i clienti c'erano anche delle donne, per cui il massaggio con happy end avrebbe provveduto invece lo stesso gestore, che si spostava per lavoro nei vari centri. Nell'ambito dell'indagine avviata nel 2017 sono stati sequestrati 9 immobili che ospitavano i centri massaggi situati ad Ancona, San Benedetto del Tronto, Cutartone in provincia di Mantova, Bologna, Faenza in provincia di Ravenna, San Giovanni Marignano in provincia di Rimini, Pescara e Barletta. Proseguiamo adesso voltando pagina, occupandoci di politica. Primo incontro ieri sera a Roseto per il nuovo movimento Italia Viva fondato da Matteo Renzi. Nuovo partito sarà ufficializzato alla Leopolda intorno al 20 di ottobre, ma intanto si sta organizzando sul territorio. Ci sono delle adesioni soprattutto tra gli amministratori della provincia teramana. Andiamo a vedere meglio nel servizio di Stefano Recanati. Tanti i politici teramani, tra cui l'ex senatore e deputato Paolo Tancredi, Gabriele Minosse, ex segretario del PD teramano, presenti ieri pomeriggio a Roseto presso il Palazzo del Mare per ascoltare l'intervento di Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati, che da poco ha aderito al nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Italia Viva nasce alla Leopolda il 18-20 di ottobre. Oggi facciamo un'altra iniziativa con tanti amici, con Tommaso, per dare il segno di questo percorso che stiamo facendo, che è un percorso che vede fortunatamente tante persone che aderiscono, veramente tante. Questo ci riempie di soddisfazione. L'iniziativa dal titolo Per l'Italia Civile è stata organizzata dal Comitato di Azione Civile Ritorno al Futuro, presieduta da Tommaso Ginoble, uno dei primi a credere nel nuovo movimento renziano. L'allargamento della proposta del centro-sinistra per contrastare sempre meglio la rozzezza del centrodestra, essere articolato in più aree. Io credo che la nascita di Italia Viva possa aiutare lo stesso PD e cercare di attrarre coloro che magari non si riconoscono nel PD ma che vogliono partecipare. C'è una prateria aperta al centro, per quale motivo non percorrerla?
possiamo superare la doppia cifra con un po' di pazienza, un po' di lavoro e tanta passione. Andiamo avanti, illustrata oggi a Pescara una risoluzione del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, presentata all'interno della Assise regionale, finalizzata proprio a portare avanti il riconoscimento della fibromialgia come patologia invalidante, seguendo gli studi specifici già in corso al Ministero della Salute e compiendo ulteriori passi a vantaggio dei malati. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Riconoscimento della fibromialgia come patologia invalidante, seguendo gli studi specifici già in corso al Ministero della Salute. Va in questa direzione l'iniziativa del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che ha presentato oggi una risoluzione in Consiglio regionale. Il provvedimento è stato illustrato questa mattina a Pescara alla presenza della senatrice PD Paola Boldrini, relatrice del disegno di legge, e del dottor Marco Gabini, consigliere nazionale della Società Italiana Reumatologia e direttore dell'unità ospedaliera complessa valenza regionale della ASL di Pescara. Una malattia invalidante purtroppo allo Stato non ancora riconosciuta, nonostante che siano passati 27 anni dal 1992, da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la fibromialgia. Per questo c'è una risoluzione che oggi abbiamo presentato in conferenza stampa di tutto il gruppo regionale del Partito Democratico. Noi chiediamo naturalmente alla Regione Abruzzo di essere vicini a questa proposta di legge, vicini, diciamo, a che si porti in approvazione in Senato già entro quest'anno per poi passare all'approvazione alla Camera, ma che nonostante questo, diciamo, la Regione Abruzzo faccia quello che hanno già cominciato a fare altre regioni d'Italia a macchia di leopardo, cioè la reintroduzione, diciamo, della fibromialgia negli extralea, cosa che per esempio la provincia di Trento e Bolzano hanno fatto, cosa che ha già cominciato a fare il Veneto, la Lombardia, cosa che ha già cominciato a fare la Sardegna con la presentazione di un registro. Ho trovato molta condivisione già quando io ero posizione in questa legislatura, perché è cambiato da pochissimo l'assetto governativo. Ho trovato molta condivisione dai colleghi, quindi auspico una approvazione, non dico l'unanimità, ma quasi al Senato, per poi portarla alla Camera perché sia completamente approvata a tutti gli effetti. Voi sapete che le leggi devono essere approvate dai due rami del Parlamento, in modo tale da dare una risposta ai pazienti che hanno veramente un'esigenza di avere una linearità nella richiesta, appunto, di aiuto, perché è questo di cui hanno bisogno i nostri pazienti, essere seguiti ma in trasparenza e linearità, cosa che adesso per la fibromialgia purtroppo non c'è, e quindi ne hanno veramente esigenze e bisogno. Ora ci spostiamo ad Avezzano. Dall'estate c'è un neurologo in più nel reparto di neurologia dell'ospedale, contribuendo così a migliorare le performance dell'unità operativa sanitaria. Sentiamo il servizio di Gioia Chiostri. Non perdere tempo è un concetto essenziale e salvavita per chi viene colpito da ictus cerebrale. Lo sanno bene i 150 operatori sanitari, dai medici agli infermieri, che collaborano attivamente e lavorano nella Stroke Unit di Avezzano, reparto d'eccellenza abruzzese. Come avviene questo percorso di emergenza? Incomincia con il paziente, che deve saper riconoscere i sintomi dell'ictus. Una volta giunto in ospedale, ma voglio dire anche da prima, anche durante il trasporto dell'ambulanza, si attiva tutta questa catena rapidissima del soccorso. Un percorso tempo dipendente di risposta immediata. Tra 10 giorni anche l'installazione di nuovi monitor in reparto, più sofisticati, finanziati dalla ASL per migliorare l'analisi e la lettura dello stroke o attacco cerebrale. L'ha detto lei, consolidamento della procedura. Sì, infatti per questo motivo l'equipe del nostro reparto, in particolare il dottor Berardino Orlandi e la dottoressa Federica De Santis, che sono stati i presidenti di questo corso, insieme al dottor Giovanni Di Vito, che è stato il responsabile scientifico, hanno organizzato 3 eventi formativi. 3 territori serviti, la Marsica, l'Alto Sangro e tutta la Valle Peligna. Sono sufficienti le risorse umane e tecniche? Risorse umane per fare questo lavoro ce le abbiamo, tant'è vero che lo facciamo. Certo, sono risorse un pochino, ridotte all'osso. Fino a poco tempo fa avevamo solo 3 neurologi che operavano qui nella nostra stroke unit. Adesso fortunatamente dall'estate la dottoressa Cindy Tiseo ha iniziato la sua attività.
Adesso andiamo a Chieti, voltiamo pagina, l'amministrazione comunale ha illustrato nel dettaglio il piano di installazione delle antenne di telefonia mobile e il relativo regolamento comunale. Vediamo. Approvato in Consiglio Comunale a Chieti il nuovo regolamento per quanto riguarda le antenne della telefonia mobile, c'è un nuovo regolamento, un nuovo piano, quali sono le novità, assessore? Allora, innanzitutto la novità grande è che siamo il primo comune in Abruzzo e il primo capoluogo di provincia a dotarsi di questo strumento. È un vero e proprio strumento di pianificazione che va a determinare uno studio sulla presenza sul territorio chietino delle antenne che attualmente sono in funzione. In più sono stati mappati i siti oggetto di richiesta da parte dei gestori. C'è stato un po' di discussione sul 5G, sono state audite le associazioni, il WWF e le associazioni portatori di interesse per quanto riguarda il neo comitato no 5G, hanno avuto tutte le più ampie rassicurazioni che questo non è uno strumento che riguarda l'installazione del 5G. Perché il 5G in Italia è ancora in fase sperimentale. Nel 2022 finiranno la sperimentazione eseguita su 100 città italiane e per quanto riguarda l'Abruzzo ci sono solo 11 comuni interessati, di cui 7 riguardano esclusivamente l'Aquilano e nessun comune riguarda la provincia di Chieti. Lo strumento di mappatura va a unirsi con uno strumento vero e proprio regolamento che va a integrare un regolamento di cui noi ci siamo già dotati 2 anni fa. Dal regolamento ad oggi non c'è stata un'invasione, o perlomeno sono stati pazienti, hanno aspettato questo studio. Adesso cominceranno tutte le valutazioni, la cittadinanza parteciperà attivamente al procedimento perché noi abbiamo l'obbligo di informare e di fare delle riunioni sui luoghi interessati da nuove installazioni per vedere se esistono i presupposti e le condizioni proprio di emissioni di onde, ma soprattutto a livello anche di impatto popolare. A Lanciano è in calo la percentuale di raccolta differenziata, la metà dei 400 condomini non applica correttamente il regolamento comunale ed Ecoland dunque corre ai ripari con il presidente Massimo Ranieri che avverte: non ritiriamo più rifiuti irregolarmente conferiti nei cassonetti. Sentiamo. La metà dei condomini di Lanciano non fa una corretta raccolta differenziata. Dal 23 settembre, dopo solleciti vari avviati a maggio scorso, Ecoland ha iniziato a non raccogliere più rifiuti non regolarmente differenziati. È un numero importante che coinvolge gran parte del centro cittadino, anche con gli ecobox, dove i residenti conferiscono i rifiuti in maniera non corretta. I condomini a Lanciano che hanno ancora i cassonetti sono 400. È normale ricevere il 10% di rifiuti non correttamente differenziato in piattaforma, commenta il presidente Massimo Ranieri, ma con 200 condomini inadempienti la percentuale sale notevolmente e così i costi per la collettività, perché i rifiuti finiscono in discarica. E il trend di percentuale della differenziata è in diminuzione in città. Diciamo, i grossi problemi ce li abbiamo sui condomini e sugli ecobox. Quasi il 50% dei condomini, su questi condomini appunto sul 50% riscontriamo delle non conformità. Stesso discorso vale anche per gli ecobox, che vengono utilizzati sempre da condomini che non hanno pertinenze qui al centro. Per quest'ultima parte, diciamo, della zona centrale, vogliamo sperimentare, già siamo andati in CDA per acquistare le buste con i tag RFID comunque, che daremo alle utenze, quindi ci sarà un controllo più serrato su chi va a conferire in queste strutture. E infine, allora, c'è da dire che tutto questo pesa sulla collettività. Oggi viaggiamo su una percentuale di raccolta differenziata intorno al 76%. Però siamo, diciamo, in un netto calo rispetto agli anni precedenti, e quindi proprio per evitare che questa percentuale si continui ad abbassare abbiamo attuato sia il regolamento e ci stiamo muovendo con l'acquisto di queste nuove delle buste che daremo alle utenze.
Andiamo a Teramo ora, voltiamo pagina, weekend imperdibile con due eventi d'eccezione. Sabato 5 ottobre torna in centro storico Sport sotto le stelle, mentre domenica 6 si festeggia il compleanno di Ivan Graziani con musica dal vivo in Piazza Martiri. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Un weekend imperdibile per chi verrà a Teramo questa settimana. Sabato 5 ottobre torna Sport sotto le stelle con il centro storico cittadino che si trasformerà in una palestra a cielo aperto. E poi domenica 6 ottobre è il compleanno di Ivan Graziani e tutta la città si troverà a cantare con i figli del cantautore teramano in Piazza Martiri. Un weekend imperdibile a Teramo con chi? Partiamo con sabato, con Sportissimamente, l'undicesima edizione, tantissime federazioni hanno aderito come ogni anno e quindi ci aspettiamo tantissimi sportivi in tutto il centro storico di Teramo e tantissime attività sportive da poter provare e perché no magari da poter praticare durante tutto l'anno. È un appuntamento importante, il CONI l'ha premiato come una delle manifestazioni sportive più importanti in Italia di promozione sportiva, quindi ecco, siamo contenti di organizzare anche quest'anno questa manifestazione, devo dire anche grazie al grandissimo contributo di Guido Campana che su questa manifestazione insomma dà sempre la massima disponibilità. E poi c'è il compleanno di Ivan Graziani. Sì, anche qui non abbiamo voluto insomma mancare questo appuntamento, ricade proprio nel giorno del compleanno di Ivan, ci sarà questo grande concerto in piazza Martiri con i figli Tommy e Filippo e la partecipazione di Lavinia, una ragazza che poi ha partecipato a X Factor, che insomma parteciperà a questo concerto, ci sarà un duetto con Filippo. Ricordiamo Ivan perché probabilmente questa città ha fatto troppo poco per Ivan Graziani, è nostra intenzione insomma iniziare tutta una serie di discorsi, al di là adesso della statua, ma c'è in ballo anche una filodiffusione sulla città che possa riproporre le sue canzoni in orari prefissati, quindi dobbiamo ricentrare la sua figura sulla nostra città perché troppe regioni, troppe città tentano di strapparla alla nostra cittadina dove insomma lui è nato e cresciuto. Semplice ed efficace dunque l'omaggio che Teramo vuole tributare ad Ivan Graziani, un omaggio che però duri tutto l'anno. A via Capuani infatti a breve ogni giorno alle 18 in filo diffusione risuonerà una canzone di Ivan. Siamo così arrivati alla pagina dello sport che apriamo parlando di calcio di Serie B. Smaltita la sconfitta col Crotone di venerdì sera, per il Pescara sarà una settimana cruciale in vista della sfida del Duca di Ascoli domenica sera. Campo davvero tabù per i biancazzurri che anche nelle stagioni migliori non sono riusciti a passare nell'impianto marchigiano. Sentiamo il punto di Jacopo Forcella. Difendere meglio per provare a sfatare il tabù Ascoli, un vero e proprio incubo dal punto di vista dei risultati per un Pescara malato e che si copre per provare a far passare il momentaccio. Si copre con un difensore in più nelle prove di 3-5-2 che Luciano Zauri sta facendo in questi giorni dopo aver digerito, e non deve essere stato affatto semplice, le terreti del Crotone di venerdì sera. Dall'altra parte i marchigiani, pur con il vento in poppa di un inizio fulminante, proprio ieri sera hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della Cremonese e di un ex biancazzurro come Danilo Soddimo. Il Del Duca, si diceva per il Delfino, negli ultimi anni è stato davvero off limits persino nelle stagioni migliori. Nel marzo 2012 con Zeman in panchina e un Pescara che poi quel campionato lo avrebbe vinto, pomeriggio da dimenticare. 3-0 con doppietta di Papa Vaigo e autorete di Zanon che condannano i biancazzurri. Di quella gara gli unici superstiti sono Balzano, che però salterà quella di domenica per infortunio, e Riccardo Magnani, che quel giorno giocò al centro dell'attacco per l'assenza di Immobile, un po' come stavolta, in cui Zauri deve fare i conti con un Tumminello che non c'è, e allora Di Grazia, Maniero, Galano e Brunori sono le coppie in ballo nel caso in cui il tecnico decidesse di cambiare sistema di gioco. Nell'ottobre 2015 altra promozione in Serie A, ma altra delusione al Del Duca. La Padula nella ripresa porta in vantaggio il Pescara targato Oddo. Perez, Giorgi e il rigore di Petagna lo riportano sulla terra. Ma domenica sarà una storia diversa. Sfida nel segno delle Z, Zanetti contro Zauri, la nuova generazione di allenatori in ascesa, col Pescara che deve tornare a fare punti nel campo peggiore per non staccarsi troppo e non abbattersi per i risultati che non arrivano. Analizzeremo gli errori e mi proietto con grande forza verso il derby con quel Pescara.
e basta, stop. È normale che noi dobbiamo fare un processo di crescita e parte anche da queste sconfitte, come è successo con il Frosinone, che siamo andati a fare più o meno una partita simile. Forse oggi abbiamo fatto una partita con un po' più di personalità rispetto a Frosinone, dove siamo andati solamente a difenderci e abbiamo perso lo stesso. Alla fine oggi la personalità c'è stata. Dopo il Frosinone abbiamo fatto 3 vittorie di fila, quindi noi è importante solamente lavorare, crescere, migliorare, cogliere queste sconfitte come un'opportunità, migliorare gli errori che abbiamo fatto, gli atteggiamenti, e oggi abbiamo anche capito che un po' di rispetto per l'Ascoli c'è adesso, e questo io lo capisco dall'atteggiamento degli avversari. Scendiamo in Serie C, 5 punti in 6 partite per il Teramo, che si lecca le ferite dopo la sconfitta di Monopoli. Ieri non c'è stato il consueto giorno di riposo, si è rivisto Minelli, che ha fatto una corsa leggera a parte rispetto alla truppa di Tedino, che sabato sera ospiterà il Fanalino di Cota Rieti per provare a rilanciarsi in classifica. Sentiamo. Ripartire come se a Monopoli fosse stato solamente un passaggio a vuoto, ma non è facile, perché la trasferta al Veneziani è la 4 su 4 che il Teramo stecca clamorosamente. Dopo Catanzaro, Vedino e Rende anche in Puglia, la squadra biancorossa è apparsa in clamorosa difficoltà, forse fin anche più delle altre volte. 7 minuti, 2 schiaffoni in pieno volto e una gara che di fatto non è mai iniziata. La tenuta mentale preoccupa, e non poco. Finora, a parte la partita interna vinta con la Cavese, il Diavolo ha sempre subito almeno un gol, con Tomei che non riesce mai a mantenere la porta inviolata. Per vincere occorrerebbero almeno 2 reti. Il passo successivo di conseguenza è migliorare un attacco che ha segnato con Magnaghi e Cianci, sì, ma solo al Bonolis. Lontano da casa o bombaggi o disegnare, proprio non se ne parla. La manovra non solo è molto lenta e orizzontale, ma nonostante questo espone comunque in maniera preoccupante il Teramo a delle ripartenze inaspettate e che spesso mettono in ambascio una retroguardia che, adesso lo si è capito, ha tremendamente bisogno di Cristini e di ritrovare Marco Soprano, che dall'amichevole estiva a Pescina col Pucetta non è mai più tornato sul terreno di gioco. Quello del difensore ex Fermana è uno stop lungo, non preventivato, e che ha reso la difesa priva di un uomo che nelle intenzioni doveva essere il titolare. Dalla mediana in avanti tutti sembrano in ritardo di condizione, ma questa non può essere una scusante in eterno. L'ASIC, dopo un avvio promettente, sta risentendo parecchio dell'anno e mezzo di inattività. Mungo sembra non trovare l'esatta collocazione, perché da trequartista non va, ma anche da mezzala inizia a fare fatica. Costa Ferrera è molto indietro, non avendo fatto la preparazione con Lecce. Insomma, anche in questo caso l'unica certezza è ancora Francesco Bombaggi, arrivato e in grado di inserirsi in maniera fulminea negli schemi di Bruno Tedino, che tra trequartista prima, doppia mezza punta poi, difesa a 3 in caso di emergenza, non ha ancora realmente trovato il modo definitivo di mettersi in campo. Le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione spesso sembrano molto simili tra di loro: tante mezze ali di qualità, nessuna di quantità, tanti attaccanti bravi a giocare spalle alla porta, nessuno in grado di attaccarla frontalmente. A questo punto, se Teramo tiene palla tra i piedi, tutto bene. Quando la perde sono dolori. Troppi rischi, 3 sconfitte, già 8 reti subite sono uno score inaccettabile per una delle regine del mercato estivo. La doppia sfida interna con Rieti e Sicula Leonzio può dare una mano, ma chiude o quasi il lotto di formazioni soft. La strada persa andrà recuperata negli scontri diretti, che però, per stile di gioco, potrebbero paradossalmente favorire il Diavolo. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con Proteramo, proprio per parlare del dopo Monopoli e della prossima sfida dei biancorossi. Io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.